Truffava anziani incapaci di intendere e di volere. La Guardia di Finanza ha arrestato il titolare di una casa di riposo di Pedara. Lo scorso novembre a finire in manette era stato un dipendente della stessa struttura Villa Gaia, accusato di appropriazione indebita con un sequestro di circa 110.000 euro, soldi che l'uomo avrebbe sottratto ai pazienti ricoverati nella struttura approfittando del loro stato precario di salute mentale. Le ulteriori indagini della tenenza della Guardia di Finanza di Acireale, incentrate sulle movimentazioni bancarie dell'arrestato, hanno delineato il ruolo di responsabilità del titolare della struttura assistenziale, il 52enne milese Pietro Alia. L'uomo infatti avrebbe dato precise indicazioni al suo collaboratore, facendo in modo che lui figurasse come cointestatario nei libretti postali delle vittime ignare per prelevare denaro. Quest'ultimo infatti provvedeva a consegnare le somme in contanti direttamente al suo titolare, arrivando in alcuni casi anche ad emettere vaglia postali tratti dai conti dei pazienti, direttamente in suo favore. Il GIP del Tribunale di Catania, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto la misura degli arresti domiciliari e il sequestro preventivo fino alla concorrenza della somma di 110.000 euro, anche per Pietro Alia, che dovrà rispondere dei reati di circonvenzione di incapace e appropriazione indebita.